narra una leggenda. Da dove provenga esattamente non si sa di preciso, ma questo non ha importanza. Ha importanza la sua longevità e un pizzico di verità nella sua storia e essere affascinante, che viene tramandata fino ai giorni nostri, che però ancora pochi conoscono. Forse siamo tutti troppo presi dalla cruda realtà, dalle frenetiche giornate, dai nostri obiettivi da raggiungere, che dimentichiamo di poter sognare ancora un po' e credere alle favole. La storia comincia con Wei, un uomo rimasto orfano di entrambi i genitori, e il suo più grande desiderio era quello di potersi sposare e avere una famiglia che lui non ha mai avuto. Con il passare degli anni, e nonostante i suoi sforzi, non ci riuscì nel suo intento. Un giorno, in uno dei suoi viaggi, incontrò per caso un anziano che portava sulle spalle un grosso sacco e leggeva un libro. E Wei, con curiosità, gli chiese di cosa si trattasse. E il vecchio gli rispose che era un vecchio dio dei matrimoni e comunicò a Wei che la sua futura moglie era una bambina di 3 anni e che avrebbe dovuto attendere ben 14 anni prima di poterla conoscere. Wei, scoraggiato da quella notizia, chiese che cosa contenesse dentro il sacco che portava. E l'anziano gli rispose che dentro vi conteneva del filo rosso che serviva per legare i piedi dei mariti e mogli. Quel filo, però, era un filo invisibile e impossibile da tagliare. Perciò, una volta che 2 persone si sono legate tra loro, saranno destinati a sposarsi, indipendentemente da qualsiasi circostanza potrà accadere nelle loro vite. Wei non era molto soddisfatto, poiché voleva essere libero di scegliere chi amare e soprattutto chi sposare. Così mandò un suo fedele servo a uccidere la bambina che l'anziano aveva predetto sarebbe stata la sua futura moglie. Il fedele servo obbedì, ma non riuscì nella sua impresa, perché non riuscì a ucciderla, ma solo a ferirla. Passarono gli anni e Wei, ancora celibe, conobbe una bellissima fanciulla di una famiglia agiata e si sposarono. La ragazza però portava sempre una benda sulla fronte e Wei si stranì e le chiese motivo. A quella domanda la ragazza gli narrò la sua triste avventura, successa esattamente 14 anni fa. E Wei capì e si ricordò di ciò che fece e delle parole dell'anziano e confessò tutto alla moglie. Venuta a conoscenza dei fatti, la moglie non solo non portò rancore, ma si amarono ancora di più e tutto finì come tutte le favole finiscono, felici e contenti. La storia ci spiega che qualunque strada intraprenderemo nella nostra vita, indipendentemente dalle nostre scelte, dal tempo che ci vorrà, riusciremo prima o poi a trovare l'amore, perché c'è un filo rosso che ci lega alla nostra anima gemella, che non si spezzerà mai. E voi ci credete a questa storia? Io... segreto.